Vabbè, grazie a tutti, grazie prima di tutto per il benvenuto diciamo che nella mia carriera ho fatto sempre tutti i ruoli del centrocampo, sia da mezzala che da regista quando si giocava a tre, poi con il mister Novellino tante volte, ma abbiamo giocato anche a due a Modena, quindi non ho nessun problema a diciamo, gestire i ruoli del centrocampo. E per quanto riguarda la scelta, non ho pensato minimamente al ruolo, al tipo di modulo, ma era solo, diciamo, è stata una trattativa velocissima e c'era tanta voglia da parte di tutte e due, sia della società e sia mia, di venire qua, quindi la decisione è stata molto semplice. Ciao, Rino Sciuscia, giornale dell'Olimpia. Giorno. 2 anni fa la tua praticamente migliore stagione sul piano personale a Vicenza, addirittura pure 6 gol. L'anno scorso, parlo del 2016 come annata solare, un'annata in chiaroscuro, 21 partite a Vicenza, poi Latina, la seconda parte che è coincisa ovviamente con il girone d'andata di quest'anno, insomma. 4 solo presenze, insomma, ci spieghi il motivo, questo anche per rispondere in qualche modo a qualche scettico che No, comunque sì, c'è certo, nella nostra piazza. no, 2 anni fa ho fatto 21 presenze a Vicenza e poi 6 mesi prima a Latina, altre 15 o 16 mi sembra. Comunque è stato un anno con qualche difficoltà, ma dove bene o male ho sempre giocato. Quest'anno invece diciamo che ci sono stati altri problemi extracalcistici legati ad altre situazioni che non hanno fatto sì che potessi essere impiegato con regolarità, ma non voglio entrare nello specifico su queste cose perché non mi sembra neanche giusto, visto che non c'è una controparte. So solo che in questo momento Quindi qua. tutti i motivi tranne che tecnici, scusami se ti interrompo. Sì, cioè, non lo so, Incomprensioni col tecnico. incomprensioni, no, ma col tecnico neanche tanto, però insomma, quello che conta adesso Sì. che sono qua, che ho una grandissima voglia di giocare a calcio, una grandissima voglia di mettermi a disposizione di questa squadra, di questa piazza e non vedo l'ora di iniziare. Sì, ci siamo sentiti, ho avuto poco modo anche di sentirli perché la trattativa, come giustamente detto, è stata veramente molto breve. Però quel poco tempo comunque ci siamo sentiti e ovviamente loro sarebbero stati felici di avermi perché comunque ci lega anche un buon rapporto d'amicizia e oltre che professionale. Per me il fatto di ritrovare comunque due persone come loro che sono comunque, oltre che ottimi giocatori, anche bravissimi ragazzi, era un motivo in più per accettare. Sì, assolutamente, il mister ovviamente era più del 50%. Scusami, non ho capito. No, ma mi ha chiesto come sto e poi mettermi a disposizione, che è una battaglia, come sappiamo, il campionato di Serie B è tosto. Penso che questa squadra qua abbia tutte le potenzialità per potersi salvare senza alcun problema e il mister vuole che ogni giocatore metta tutto quello che ha e lasci la maglia più che sudata in campo, quindi io lo conosco bene, so quello che vuole e penso che non ci saranno problemi per questo. Ciao, quello del ritorno, mi è venuto da Liverpool, ti Giorno. chiedo come stai da sabato, dove c'era il primo minuto e una battuta non ce l'avete fatta, dovete davvero convincere con E, no, sto bene, nel senso che io comunque mi sono sempre allenato, non ho mai saltato l'allenamento, ovviamente il ritmo partita è un'altra cosa e non lo so nemmeno io come sarà, cioè lo scoprirò una volta in campo, io comunque sono a disposizione, non so il mister cosa vorrà fare, qualunque sua decisione io l'accetterò più che volentieri e l'importante in questo momento è pensare al bene comune dell'Avellino e lasciare perdere tutto il resto. Per quanto riguarda Cocco, sì, ci siamo sentiti e io ho fatto quello che potevo, però penso che
Ogni giocatore, come ogni persona, quando c'è da accettare una sfida, la deve accettare dal principio con il cuore. Se questo incomincia ad esserci dei tentennamenti, significa che comunque sia una cosa già forzata a prescindere. Quindi penso che le cose siano andate meglio così. Federico, ieri prima dell'allenamento avete incontrato dei giocatori che hanno fatto la storia dell'Avellino. Che effetto vi ha fatto? No, è stato piacevole perché c'erano persone che venivano comunque anche da lontane per venire a trovare la squadra e questo fa capire quanto siano state bene qua in questa città in quei magnifici anni. E ci hanno trasmesso, diciamo, quello che sentivano quando scendevano in campo, quanto il Partenio fosse un fortino quasi inespugnabile. Cerchiamo di prendere esempio da queste persone, da questi grandi giocatori, per cercare di far tornare, insomma, glorioso questo stadio. Volevo chiederti se ci posso dare qualche retroscena riguardo alla scorsa estate, perché da quel tempo l'Avellino ti ha seguito in maniera decisa e con determinazione, poi come è andata la scelta di Ma non te lo saprei dire sinceramente, so che cioè, si sapeva che c'era l'interessamento, poi dopo la cosa è andata un po' a perdersi, non c'è stato un retroscena particolare. Ci sono ogni tanto trattative che ci sono interessamenti, poi dopo magari non tanta convinzione da una parte o dall'altra che non fa andare tutto al dunque. Non mi ricordo come fosse sfumata, però boh, forse l'allenatore non era così convinto, ora non ricordo bene, però l'importante è che alla fine siamo riusciti a ritrovarci, ecco. Senti, guardare un po' con la classifica e anche insomma un po' quelle che sono le previsioni generali, Avellino e Latina dovrebbero lottarsela fino alla fine per la salvezza, anche in base a quello che ci hai detto e non detto prima, insomma, di questi tuoi 6 mesi a Latina, insomma, se per te ci sarà qualche motivo in più per primeggiare rispetto appunto ai fondini. Sì, questo sicuramente. Spero di potermi togliere qualche sassolino dalla scarpa, visto che anche il Latina è anche l'ultima partita in classifica, è l'ultima partita del girone, quindi sarebbe bello potersi togliere prendersi qualche piccola rivincita, però ripeto, la cosa più importante adesso è il resto, noi giochiamo contro tutti. Con squadre diciamo senza nome e senza stemma. Noi dobbiamo andare in campo e cercare di portare i 3 punti a casa ovunque. Spazio a Luca Pesarini, grazie Posto. per la Grazie a tutti, arrivederci. Ciao a tutti. Salve Pesarini, benvenuto. Insomma, lei viene in una squadra che sicuramente non naviga in acque tranquille, quindi l'impegno per lei sarà ancora maggiore e ovviamente ci sarà anche una sana competizione con Radunovic, con il quale vediamo insomma somigliate abbastanza come altezza e come caratteristica, insomma una doppia sfida nella sfida, salvare l'Avellino e poi magari primeggiare, ma questo è secondario, per essere il portiere titolare dell'Avellino. Ma sicuramente sono venuto qui per mettermi in gioco. Ho conosciuto Boris prima a pranzo, mi sembrava un ragazzo molto tranquillo. Ci sarà una concorrenza leale fra di noi e poi il mister deciderà chi far giocare. Per l'Avellino sicuramente dovremmo lottare tutti insieme e tutti uniti per riuscire a salvarci. Senti, a guardare il tuo scarno curriculum, visto che hai appena 21 anni, in realtà, insomma, questa è la prima volta che ci porti da Firenze e in qualche modo, insomma, è la tua prima vera esperienza da presumibile o da papabile titolare, in qualche modo, insomma. Che cosa ti aspetti da questa avventura? Ma sì, come hai detto, è vero, è la prima mia esperienza fuori da Firenze. A Firenze ho passato degli anni bellissimi, ma adesso era l'ora di cambiare. Spero di giocare il più possibile, mi metto a disposizione, ma tutti i giorni cercherò di lottare per dimostrare il mio valore. Può essere uno stimolo, sei andato anche con Frattali magari prima di venire qui.
No, con Frattali non ho parlato, ma il mio procuratore mi ha raccontato di questa piazza, mi ha parlato molto dei tifosi, mi ha detto che sono gente calorosa, che se le cose dovessero andare bene, come immagino, sicuramente si sarà da togliere soddisfazioni e sarà bellissimo. Ho fatto questa scelta proprio perché è una piazza calda, è una piazza che ricorda molto la Serie A. Sì, sicuramente ci sarà una competizione fra di noi. Io cercherò di giocare il più possibile perché voglio mettermi in mostra, voglio aiutare l'Avellino a salvarsi e voglio essere protagonista.